Ciao, io sono Emanuele, oggi parliamo di come preparare esami da più di 300 pagine, quindi esami molto corposi. Sono uno studente di medicina appena finito il primo anno. Se vuoi sapere come risolvere questo problema che ho tutti gli universitari, cioè come si preparano gli esami grossi, sei nel posto giusto. Ti ricordo che qui sul canale puoi trovare altri video che ti spiegano come preparare certe materie, ad esempio c'è già il video su come preparare biochimica. Al momento in cui sto registrando ho preso 27 in istologia, che comprende delle parti di citologia e embriologia. Per quanto riguarda invece biochimica ho preso 30, che era composto da una porzione che è detta biochimica metabolica e una porzione che era biochimica strutturale. In totale erano 8 crediti e niente, cominciamo. Allora, andiamo per punti. Cosa fare per non impazzire quando si ripete? Innanzitutto il lavoro, c'è cioè una parte di lavoro che avevo fatto prima. C'è una piccola differenza tra se studi con le sbobine o se studi con gli appunti. Con sbobine intendo anche se studi da libri, comunque da materiale molto corposo. Questo perché poi tramite una scrematura andremo a avere poche pagine da studiare, perché non puoi studiare su 300 pagine. Mentre se hai gli appunti, questo dipende da come sono prese. Spesso gli appunti sono incompleti, cioè io non studio mai dagli appunti per il semplice fatto che ho le sbobine, quindi mi è più comodo fare quello, però anche avendo gli appunti sarebbe comunque molto difficile, mi servirebbe un testo più grande da cui puoi estrapolare tante informazioni, poiché tu solo con gli appunti è impossibile che tu stia attento per le 2 ore di spiegazione, almeno da me le lezioni sono da 2 ore ciascuna, è impossibile che tu stia attento per 2 ore di fila di neuroanatomia, una certa scleri, soprattutto sui 3 mesi non puoi seguirle tutte. Io con le sbobine mi trovo bene perché ricordo che faccio medicina a Brescia, abbiamo un gruppo meno a medicina, c'è cioè uno spazio per 230 studenti il primo anno, mi sembra, sì. Abbiamo un gruppo di sbobine composto da 190-200 persone con dei regolamenti e con delle scadenze e quindi viene abbastanza, diciamo, regolamentare, c'è cioè chi controlla che ci sia tutto, e ogni studente è diviso a coppia, uno scrive, uno controlla oppure si fa metà-metà, comunque. Per questo mi è più comodo studiare dalle sbobine. Se invece i vostri appunti sono fatti bene, quando dico fatti bene, significa che c'è tutte le cose principali che ha detto il professore, avete il 99% del materiale di tutto quello che è stato fatto, riassunto in poche pagine, massimo 10 pagine, proprio stando larghi 15, ma sono troppe 15 pagine, massimo 10 pagine, c'è cioè tutto il materiale, allora siete a metà dell'opera. Anzi, metà no, però avete fatto un grosso lavoro. Ora veniamo ai procedimenti più lunghi, pallosi e pesanti, cioè la prima sottolineatura e la prima ripetizione. La prima sottolineatura è importante perché durante questo ci rendiamo conto della mole di studio effettiva, se ci sono molti più schemi, disegni da imparare, se invece è più discorsivo, se è molto più dettagliato, se sono più, diciamo, elenchi, quindi non puoi riassumere. Serve appunto per capire. Inoltre, durante la prima sottolineatura bisogna, io perlomeno sto molto largo, questo perché mi permette poi di avere la maggior parte delle informazioni e per rendermi conto delle cose che effettivamente ritorneranno e delle cose che poi posso tralasciare perché poco importanti. Quando invece abbiamo la prima ripetizione bisogna ripetere, 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 ripetere. Una volta che hai ripetuto, devi saper ripetere ogni capitolo 2 volte e la seconda volta lo devi saper ripetere bene, massimo qualche sguardo, non devi, diciamo, leggere quando lo fai. Inoltre devi capire subito di cosa stai parlando, ti rendi conto subito ed è molto più facile, è una rottura di coglioni immensa, ma è molto più facile dopo quando si studia. E fare così, cioè ripetere e non andare avanti finché non si è capito bene dove si è arrivati, cosa si è fatto, di quale struttura si sta parlando, quale processo si è visto. Inoltre, ovviamente, durante la prima sottolineatura è fondamentale, magari se ci sono degli schemi, scrivere di andare a guardarli, analizzare gli schemi e rendersi conto di quello che si sta sottolineando, se è un discorso campato per aria, tra virgolette, diciamo robe che state già dette, già ripetute. E se sono già state in qualche modo affrontate o se sono già state spiegate da altri corsi, quindi questo lo tocco in maniera più marginale. Una volta che avete ripetuto tutto, si passa a quelli che io chiamo i riassumi. Perché li chiamo riassumi? Perché sono l'unico che li fa e non so perché, secondo me è una comodità immensa ripetersi queste cose. Fare i riassumi significa avere tutto il materiale,
delle cose che effettivamente si andranno a studiare si ripeteranno nei giorni successivi per la seconda, terza, quarta, quinta, ventesima ripetizione che potete fare, fino a quando non vi sentite sicuri, tutto il materiale in massimo 10 pagine, ma proprio massimo 10 pagine, ma sono anche troppe 10 pagine. Dovete riassumere tutto senza tralasciare niente. Allora, mi direte, ma è impossibile. Non è impossibile, si tratta semplicemente che la prima ripetizione ti aiuta a vedere quali procedimenti sono molto importanti, come capire come si collegano le varie cose tra di loro, essere molto ordinati nel farlo, e questo aiuta uno schema mentale. Si forma e diventa molto più facile quando ripetete, dovete suddividere i vari capitoli, se avete più strutture simili da analizzare, potete io divido sempre in prima parte, parlo sempre la stessa cosa, seconda parte, parlo sempre la stessa cosa, terza parte, parlo sempre la stessa cosa. In questo modo è anche più facile poi sottolineare le varie differenze tra una struttura, un procedimento o quello che si sta studiando. Ricordatevi che i riassumi sono fondamentali, e quando dico fondamentali sono davvero fondamentali, perché questo risparmia una marea di tempo, vi dà mentalmente la sensazione di avere meno robe da fare, anche se poi effettivamente ci mettete tanto a ripetere perché state ripetendo tutto il materiale, e per questo potete fare riassunti, e con riassunti dico ci deve essere tutto, ma ci deve essere tutto, dovete fare delle abbreviazioni, dovete, alcune cose vengono tralasciate, a volte scrivete qualche riferimento in modo tale che vi si accende la lampadina e possiate ripetere quella parte perché ve la ricordate dalla prima ripetizione. Sono fondamentali, servono per ripetere tutto in maniera molto più rapida. Una volta che hai ripetuto tutto alla follia, sei libero per di fare il tuo esame. Ti ricordo che qui sul canale puoi trovare video a tema sport, medicina e diabete. E se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti e commenta, e noi ci vediamo al prossimo video.